Buonasera amici di Focus 3.0. È un onore gravitare ancora su questo meraviglioso canale. Questa sera vi voglio portare un amico e una persona che stimo moltissimo per tutto il suo lavoro, sia da un punto professionale sia da un punto di vista umano. È con immenso piacere ed onore che vi presento Fabio Borghini. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti. Bene. Buonasera, ben ritrovato. Allora Fabio, ormai un po' nel web si sa di che cosa tu ti occupi. Sei ingegnere, sei astrologo, astronomo e sei anche un musicista. Io ti chiamo musicista del cielo con le tue sfere meravigliose. Vorrei iniziare però questa intervista con un aspetto diverso e un po' privato, perché Sì. tu da poco sei tra di noi per un miracolo, perché per la seconda volta nella tua vita sei stato di là e stando di là, per questioni personali di salute, hai dato una sbirciata a ciò che c'è, diciamo, alle soglie dell'oltre, alle soglie dell'oltre. Allora, per presentarti agli amici di Focus, io partirei proprio da quell'ultima esperienza, dal tuo stato di coma. Cos'è successo? Ah, più che altro, diciamo, è stata la prima volta, perché questa seconda, diciamo, mi sono risvegliato molto più rapidamente. L'altra volta è stata proprio una cosa che ho perso i sensi, ecco, e quindi quell'altra volta è stata quella del 2014, devo dire. E lì, perdendo i sensi, non riuscivo più a capire su quale piano ero, insomma. Mi sono visto nell'attraversamento di questa sorta di tunnel, chiamiamolo tunnel, ma era tutto un colore verde che veniva incontro. E, diciamo così, questa entità diceva che stavo attraversando la zona del chakra del cuore. E dicevo, ma come si fa a attraversare la zona del chakra del cuore? Non è possibile. E quindi è stato più intenso l'altra volta. Questa volta mi sono dovuto più vedere, insomma, con dei problemini su un piano più fisico, ecco. E bisogna dire che, insomma, chiaramente quando ci sono questi salti dimensionali, si ritorna, come dire, in maniera strana. Cioè, domandandoci dove sia realmente la realtà, ecco. Quindi noi a volte ci affanniamo per 10.000 cose, però il qui e ora è qui, e quindi ora, adesso che sono di nuovo qua, tutto sommato mi devo, come dire, riadattare ancora, ecco. Non mi hanno, diciamo, fortunatamente voluto, dico io fortunatamente, visto che ancora c'è qualcosa da fare, da sviluppare, ecco. Tu sei stato, hai intravisto qualcosa, nel senso che già il fatto che ci dai questa speranza, ma per noi è stato un po' un dato assodato, il fatto che ci sia qualcosa di là. E tu te ne sei occupato, come ho detto prima, il tuo scorso iniziale, tu sei ingegnere, però sei stato appassionato a un certo punto della tua vita dal Io cielo. sono proprio ingegnere, ecco, ho fatto 4 anni di informatica, no? Non ho fatto ingegneria, volevo specificare, Beh, però hai fatto uno studio tecnico-scientifico, sì. non hai fatto, sai, uno studio umanistico, come può essere filosofia, come ho fatto io. Quindi per chi fa informatica, per chi fa degli studi tecnici e scientifici, unirsi, avvicinarsi a degli aspetti, diciamo, esoterici o non comuni della realtà, non spiegabili, causa e effetto, è qualcosa di particolare. Tu hai iniziato proprio osservando il cielo. Quindi hai iniziato ad avere degli interessi di astronomia e di astrologia e lì hai scoperto qualcosa di affascinante, cioè che nel nostro tema natale molto importante hanno le funzioni delle stelle fisse. Ce ne vuoi parlare? Beh sì, praticamente ciò che differenzia un po' l'uomo comune, per così dire, della strada, da colui che lascia un po' una traccia di sé, sono queste stelle fisse che possono avere delle posizioni più rilevanti nel proprio cielo. Insomma, faccio per dire, un Einstein era nato proprio con Sirio all'ascendente, esattamente, quindi c'era già una forma di connessione su un'altra dimensione. Come non so, poteva essere anche Nikola Tesla, c'aveva l'aspetto, diciamo, delle Pleiadi nella sua carta del cielo.
oppure come diversi personaggi con Fomalhaut come stella fissa importante. Fomalhaut, infatti, la troviamo nel tema di Leonardo da Vinci, la troviamo nel tema di Valentino Rossi, perché è una stella che dà rinomanza. Ce l'ha anche quell'altra cantante, come si chiama, Lady Gaga, per esempio, Fomalhaut, e quindi c'è tutta una serie di personaggi che sono abbinati a degli allineamenti proprio con queste stelle fisse. E sono dei portali. Ora, i portali principali, che poi nell'astrologia esoterica sono i quattro punti cardinali dei quattro arcangeli principali, sono infatti Fomalhaut, poi ci abbiamo Aldebaran, Regulus, che è nel fine del leone, 29 del leone, cuore del leone, poi c'è Antares, che è l'ultima stella che è completamente contrapposta a Aldebaran. E queste quattro stelle, diciamo, definiscono quattro capisaldi di connessione con questi piani angelici. All'inizio, insomma, mi sono fatto molte domande se potevano essere, come dire, cose realistiche o non realistiche. Però devo dire che nell'astrologia angelica hanno una rilevanza piuttosto importante. Perché qui c'è stato proprio uno dei padri dell'astrologia a cui si attribuisce tutta la divisione del nostro cielo stellato. Lo riprendo da questo libro che era qui, Geometrie planetarie. E c'è una divisione dello zodiaco in 72 energie angeliche. Ah, ecco, da qui si vede meglio. Il Ok, quadro così. così, fermo così, ok? Sì. Ah, ecco così, scusate. Bravo, bravo, così, perfetto. Si vede che praticamente i 360 gradi sono divisi in altri 72 elementi, che sarebbero poi i 72 elementi dei vari nomi o attributi di Dio, per esempio. E questo viene praticamente da uno dei primi padri dell'astrologia a cui è attribuita ad Abramo, praticamente. E uno dei primi astrologi che si è formato era proprio Abramo. E nella sua pubblicazione, il Sefer Yetzirah, ha fatto questa suddivisione. Ora, perché ha fatto questa suddivisione? Effettivamente bisogna fare un calcolo un po' cabalistico, perché se noi ci pensiamo, siamo una struttura che già appunto Leonardo aveva creato, ed è l'uomo praticamente vitruviano, che è una stella a 5 punte. Una stella a 5 punte, e noi non a caso abbiamo 5 dita in una mano, abbiamo 5 dita in un piede. Il numero 5 per noi, diciamo, è importante come valore di quintessenza. Se noi dividiamo i 360 gradi dello zodio per 5, otteniamo 72. E quindi queste 72 sono le divine forze attribuite. Ci sono quelle che finiscono in El, che sono l'entità, diciamo, al maschile, quelle che finiscono in A sono quelle al femminile, quindi come Anael, Gabriele, Michael, Daniel, Veuiel. Poi invece abbiamo Veluia, Aia, Maia, eccetera, eccetera. E quindi sono delle desinenze che rappresentano però le due polarità. Le due polarità esistono su questa dimensione, che sono maschile e femminile, caldo, freddo, giorno, notte, yin e yang, eccetera, eccetera. Ma tu dici, Quindi. Fabio, che queste, cioè nel momento della nostra nascita, queste forze angeliche, arcangeliche, vanno poi ad influire su proprio qual è il nostro percorso di vita, uno, ed eventualmente se possiamo andare a interpellarle poi nel caso di aiuto. Cioè, l'angelo, io ho fatto una tesi sugli angeli, mi sono laureata in filosofia proprio sugli angeli. Sostenendo che l'angelo custode nella fattispecie era la parte che ci permetteva di comunicare con l'invisibile, come se noi fossimo in mezzo a due parabole, no? La parabola quella dei piani celesti e quella dei piani, chiamiamoli
infernali, di cui io non ne voglio avere nulla a che fare, neanche parlare. E quindi l'angelo custode in quel momento lì, secondo me, anche ora, è solo con la sua evocazione e invocazione, è l'unico trait d'union che abbiamo con quelli di sopra. Tu cosa pensi? No, no, questo sicuramente perché è una forma, diciamo, di connessione con dei fonemi, perché anche questi sono dei fonemi che possono diventare dei reali mantra. E nella cosiddetta chiamata angelica del suono, che in passato mi sono trovato a fare, ogni angelo aveva il suo suono e io lo rappresentavo con una sequenza di suoni delle campane di cristallo. E poi ci aggiungevo il nome che era il loro mantra, praticamente. Praticamente è come se fossero tutti dei mantra. Com'è che sono arrivata ma ai mantra? Effettivamente il mantra è stato il punto di svolta, definiamo così, della mia vita, in questo senso. Perché bisogna capire che il mantra ha una fonetica particolare. Sicuramente ci sono degli attributi anche che hanno un significato, però quello che ha significato, come per esempio può essere Om Ha Hum Vajira Guru Siddhi Padme Hum, è un mantra che lavora tutto lungo la colonna vertebrale, è come se andasse a lavorare dalla base della colonna e risale, quindi Om è qui, Ha è qui, Hum è qua, ed è quest'altro che non so se si vede, Sì, si vede Fabio. è una vibrazione che praticamente ci connette tra noi che siamo su questo piano e un'altra dimensione. Poi appunto abbiamo Om Tare Tutare Ture Soha, ce ne sono parecchi di questi mantra. E quando per la prima volta ero negli anni 90, nel 90, avevo avuto appunto la perdita della prima moglie e effettivamente ero un po', come dire, andato un po' fuori di testa, nel senso che non mi dava all'inizio pace. In quel periodo avevo cominciato a fare dei seminari sull'astrologia karmica, andavo a questo centro tibetano. Un giorno mi dicono: "Ma in gompa c'è Lama Zopa insieme al Lama Topden che fanno una presentazione di vari suoni, eccetera." E dissi: "Ma vengo più tardi." Quindi sono arrivato, in gompa loro erano appena partiti da un minuto, comincio a notare che tutta l'aria vibra. E dico: "Ma che caspita c'è? Una stufa accesa con l'aria calda, perché non è possibile." Però non si vedeva niente, e poi nel momento che hanno cessato il suono si è cominciato a vedere che quando lui si fermava e poi ripartiva, si fermava e ripartiva, questa vibrazione sul piano eterico era un'oscillazione sul piano eterico, ecco. Quindi faceva vibrare su un altro piano subito dopo quella dimensione fisica. È da lì che ho detto: "Ah, ecco il valore del mantra, il mantra allora crea un fonema e una vibrazione sui piani più sottili." E in effetti ci sono anche, come dire, mantra che aiutano nella guarigione di certi disturbi. Ma Om può Tare essere, certo, Tutare Ture Soha. Lo usavano per i terremoti, Om Tare Tutare Ture Soha. ma può essere un codice? Cioè, ad esempio, io sono dei codici, io sono nata il 7 marzo, tu mi hai fatto il mio tema natale e ho scoperto che il mio Sono codici angelo, vibrazionali, certo. esatto, il mio angelo custode è Jababian, quindi io nel momento del bisogno chiamo Jababian, cioè solo il suo suono, del suo nome va a chiamare, a richiamare quell'angelo che mi è stato preposto in base al mio tema da Natale. Ed è l'unico modo, che angelo messaggero, angelos, è il postino affinché lui, questo mio messaggio, lo porti ai piani celesti e poi Dio vedrà se aiutarmi o meno, se esaudire questo mio richiamo. Tu hai abbinato a ogni persona il tema natale, il proprio angelo, quindi la schiera angelica e anche l'arcangelo di riferimento, perché è come se fossero praticamente un condominio, no? A piani in ordine gerarchico, quindi l'angelo si rifarà al suo superiore, eccetera, eccetera. Quindi noi non colloquiamo con un arcangelo, l'arcangelo parla a un popolo, non parla alla persona e ha una frequenza, una vibrazione troppo forte per noi uomini. Si deve in qualche modo
diminuire, sintetizzare, come si dice nella Kabbalah, lo zimzum, no? Ridimensionare, trasformare per arrivare all'angelo che può colloquiare con noi. Tu hai decodificato per ogni giorno, in base a quello, allo studio di Abramo, dell'anno, che ognuno di noi ha un riferimento, un range a un angelo. Quindi il richiamo, cosa fa nel momento in cui io lo vado a chiamare? Esempio, io evoco e invoco Jababian, cosa accade? Beh, uno può concentrarsi sull'energia di Jababian, che ha il suo significato di trasformatore, diciamo, regale delle proprie energie, e quindi prendere quelle caratteristiche di Jababian. Siccome sono 72, è impossibile ricordarseli tutti, ma insomma, Certo. una tabella lunghissima, possiamo anche andare a pescare Jababian, cosa fa? Kel, ecco, ci siamo quasi, Abubia e Jamamia, eccolo qua. Verbo che produce tutte le cose. Quindi è un'energia che produce tutte le cose. E fa creare dalla materia o dallo spirito delle cose su un piano più concreto. Quindi è come se uno fosse tutto sommato un po' a volte guidato nella scelta di fare certe cose. Chiaramente deve essere invocato nell'ora di Jamabia. E questo qui è uno dei glifi, perché ci sono anche i suoi glifi. Questo è il glifo di Jamabia. Questo Ah, è bellissimo. è stato fatto nel 1500 come glifo. Sono glifi piuttosto antichi. I glifi in fondo, come dire, erano degli alfabeti vibrazionali. Infatti, geroglifici sono alfabeti sacri in qualche maniera, ma sono alfabeti sacri perché riprendono, come dire, una sorta di energia vibrazionale. E quindi nella figura, e qui ci possiamo rifare, per esempio, alla cimatica. Alla cimatica, come da una frequenza, si forma una forma geometrica, che può essere un esagramma, un pentagramma, eccetera. E quindi viene convalidata una parte, diciamo, apparentemente non scientifica, perché è tutta molto intuitiva, con qualcosa di più scientifico, ecco. La geometria sacra, infatti, si basa su prendere delle vibrazioni che vengono da altri piani e noi li quasi li materializziamo su questo pianeta, ecco. Che meraviglia. Tu come hai fatto? Quando sei, ritornando alla tua esperienza di NDA, quando hai sbirciato dall'altra parte nel tuo stato di coma, hai sentito dei suoni particolari? Ma diciamo che lì effettivamente c'è stato un attraversamento in un'altra dimensione che mi ha fatto capire che, diciamo, l'universo ha molti universi, non ce n'è uno solo. Quindi possiamo pensare a un altro piano dove, che ne so, ci sono delle entità di una certa colorazione e su quest'altro piano se ne compenetra un altro. Per noi ci viene difficile vedere che qui intorno a noi ci possono essere, per dire, degli abitanti non visibili. Anzi, uno può affermare delle cose, diciamo, questo è Matto, completamente nato certo. fuori di testa. Però, ecco, come ho cominciato questa esperienza un po' da ragazzo, mi ricordo che andavo ai tempi del liceo a trovare un mio amico e attraversando il corridoio vedo un signore al buio che sta leggendo il giornale in questa sala. E io dico, faccio al mio amico: oh, ma qui c'è gente strana, di là c'è uno al buio, che c'è il giornale aperto, come fa a leggere? Ma dice: ma dove? Guarda che non c'è nessuno di là. E io dissi: ma come di là? Guarda, c'è questo signore con la giacca a quadri verde, aveva un po' questo barbone. E l'altro, impallidito, ha detto: ah, mi descrivi mio padre è morto 6 mesi fa, aveva infatti questa giacca a quadri verde, e la barba brizzolata, piuttosto lunga. Per cui anche io rimasi un po' sorpreso, ho detto: ma ho visto la presenza di qualcun altro. Ho detto: non è possibile. Per cui in effetti ci sono o le energie che rimangono memorizzate, a volte sono più propenso che rimangano memorizzate,
o altri luoghi, come dire, di energie che si manifestano su un certo e dato momento. Ecco, perché mi è capitato, per esempio, anche di trovarmi in una zona e c'era un'entità che mi stava dicendo: mi vogliono portare via la casa, mi vogliono portare via la casa, anzi la villa, diceva. Questo mi è successo qualche anno dopo sul lago di Como. Sì, quello era il periodo delle comunicazioni non verbali. Eh sì, era andato sul lago di Como, era a cena lì a Villa Serbelloni, questa amica era uscita, mi ricordo. A un certo punto mi sono sentito come chiamare. Questo che diceva: mi vogliono portare via la villa, mi vogliono portare via la villa. Quindi diceva: ma chi è che vuole portare via la villa? Poi mi sento chiamare, Fabio, ma che stai facendo? Cosa stai facendo? Se lì è un buio pesto. Ah no, no, hai ragione, torno e racconto che avevo sentito questa cosa. E questa amica appunto mi fa, dice, puoi andare domani perché lì c'è la Villa Melzi. E la Villa Melzi magari ne scopri qualcosa, insomma. E dici, ma chi è che ti aveva detto questa cosa? Boh, avevo capito un certo Franco, Gianfranco, non capivo bene. Insomma, fatto sta che sono entrato dentro, l'indomani nella villa, e c'era in effetti la cappella accanto. Il guardiano mi fa, dice, sì, questa villa è stata messa in vendita per gli alti costi di gestione, ci faranno qualcos'altro. Entro nella cappella e leggo proprio la mia sinistra, sembrava, ora non mi ricordo se era morto nel 39, questo personaggio, comunque faceva, c'era scritto Gianfranco Melzi, c'era scritto sopra. E mi sono detto, perbacco, ma allora sei tu che mi stavi svegliando. Certo, avevi un canale aperto. Tu ti occupi, quindi mai come oltre alla tua passeggiata sbirciando quello che c'è di là, dalle tue conoscenze di studio, ti sei convinto che tutto è frequenza e tutto è suono. A un certo punto della tua vita ti sei dedicato al suono di queste campane. Queste campane di cristallo che danno dei suoni purissimi ed Esatto. effettivamente ti senti vibrare. Questa è una conoscenza che non è una conoscenza di questa era, è una conoscenza che arriva ad Atlantide. Come hai fatto a conoscerla, ad appassionarla? E nel riprodurla, qual è lo scopo della riproduzione di questi suoni? Beh, dunque, io già usavo delle campane di metallo, però le campane di metallo tibetane non hanno dei toni puri, pur essendo, diciamo, pur avendo un bellissimo suono. Poi c'è stata questa mia amica che da diverso tempo mi invitava, aveva comprato un paio di campane di cristallo e mi diceva: ma devi passare, devi passare. E io l'avevo sempre messa un po' così, su un secondo piano. Poi una mattina mi ricordo, dissi: ma mentre torno dalla Svizzera a Firenze, mi fermo. E quindi sono entrato nel suo studiolo di yoga e ho sentito questo rintocco di 4-5 campane. Sono rimasto come folgorato da questa vibrazione che mi ha attraversato. Ha detto: ah, ecco, ma come si fa a suonare la carta del cielo? C'è stata all'improvviso proprio una, insomma, una Intuizione. intuizione istantanea. Infatti, ho detto: ma come ho fatto a non pensarci prima? E ho detto: dovevo venire prima, Berba. Sembrava veramente un'illuminazione, no? E mi sono visto proprio incastonate tutte queste frequenze in una carta del cielo. Ora, in una carta del cielo si determinano quattro assi principali con l'ora di nascita, no? Una linea del meridiano e poi la linea dell'orizzonte. Poi, per graduare meglio dentro, c'è ancora una suddivisione dei quadranti in tre parti, quindi abbiamo anche qui 12 settori di influenza, che sono le cosiddette 12 case astrologiche. Ecco, ogni settore lì ha un suo signore, perché se per esempio l'ascendente cade che sono in Ariete, quel signore sarà sotto Marte. Quindi quello diventa il primo signore, la prima frequenza. Ora, siccome questa cosa già l'avevo studiata, ma non l'avevo saputa rapportare su un piano pratico, mi sono detto che, essendo Marte la nota del Sol, l'accordo del Sol,
posso appunto creare una sequenza di frequenze a secondo di dove questi signori cadono. Appunto, se quindi il signore Marte poi mi cade in Pesci, allora lì guarderò Nettuno. Nettuno mi cade in Capricorno, quindi guarderò il suo signore Saturno. Si crea a cascata una serie di frequenze. E queste sono le frequenze dominanti che fanno parte del tuo suono, della tua evoluzione e della tua carta del cielo. Quindi sono quelle che vado a suonare, però sopra ci si compongono gli accordi. Perché gli accordi? Perché appunto qui bisogna risalire a Pitagora, che già mi aveva colpito quando aveva detto che la materia è musica solidificata. E Pitagora non aveva fatto altro che prendere il cosiddetto numero aureo, perché tutto in questo piano nel nostro mondo si espande secondo il numero aureo. La galassia, che è una spirale, si espande secondo il numero aureo. Appunto, la crescita di una conchiglia importante come può essere il Nautilus si espande secondo il numero aureo e così via. I girasoli si espandono secondo il numero aureo. E nel Rinascimento questo numero aureo fu messo da un po' dappertutto, anche la costruzione di certi templi rispecchiava il numero aureo. Persino la tesserina, per dire, del bancomat è il numero aureo. Cioè il lato è 1,6184, eccetera, eccetera, la lunghezza dell'altro lato. Perché in effetti è un rettangolino, come dire, grazioso, insomma. Se lo avessero fatto troppo lungo e stretto, magari insomma era un po' più brutto, forse non si portava nemmeno bene in tasca. E comunque il suono, secondo Pitagora, segue questo incremento. E quindi, utilizzando questo tipo di incremento, quindi se c'è un pianeta che è stonato nella propria carta del cielo, io ci metto la frequenza o l'accordo che ricompleta e riarmonizza secondo il numero aureo. E quindi a quel punto c'è una correzione, se vogliamo, anche di questa frequenza. La cosa che forse mi ha un po' più convinto è stato appunto quando ho seguito un paio di soggetti che si sono trovati in coma, gli ho somministrato una serie di frequenze, in particolare la frequenza 464, che è quella che, lavorando su alcune persone, riscontravano che questa frequenza si sentiva molto vibrare più in questa zona. E quindi quello che poi corrisponde a un La diesis, usando il 464, è successo che praticamente queste persone si sono risvegliate, quindi in qualche maniera risvegliando o stimolando la ghiandola pineale, che corrisponde, che si sente vibrare con questa frequenza, ha creato, diciamo, uno stimolo verso una nuova connessione. È da lì che si è creato tutto questo incastro, devo dire. Devo dire un po' tardi, nel senso, ora visto, ho raggiunto 69 anni, insomma, mi interesso del suono da 12 anni, dal 2011 mi interesso di suono. Insomma, se avessi riscontrato un po' prima tutta questa roba sarebbe stato quasi meglio. Però si vede Ma dove io andare. dovevo andare così. Io devo dire che quando ti ho scoperto attraverso l'amico comune Bernard Roche, qua faccio una piccola parentesi, io ho fondato questo progetto che si chiama Genova 21, dove attraverso uno strumento vado a catturare gli impulsi elettromagnetici, che si chiama Plants Play, questo strumento delle piante, vengono volturati in suoni e questi suoni. Stiamo oltre a pranando dei prodotti per il corpo, nella fattispecie un olio derivante da un olio secolare siciliano, ma stiamo mandando questi suoni totalmente gratuiti a chi ne ha bisogno. Abbiamo fatto un sito dove li potete trovare e ho iniziato a usare i suoni di Fabio per pranare questi prodotti. Ora, sarà una coincidenza, ma l'olio che io sto facendo testare a delle persone pranato con le sue campane sta avendo dei risultati miracolosi. Io parlo di epidermide con vari tipi di problematiche. Quindi vuol dire che la frequenza che tu crei è talmente pura ed è talmente efficace che va proprio a lavorare contro la malattia che è essa stessa un suono. Ad esempio, Anthony Holland, un ricercatore, lo trovate anche nel web, trovate un filmato solo.
aveva decodificato che ogni cellula tumorale ha una frequenza e andava a distruggere la cellula tumorale con una frequenza opposta a quella emessa dalla cellula malata, lasciando intatto il tessuto. Ovviamente, quando si fanno le cose così per bene, poi uno rischia la vita, quindi sparisce per 10 anni, come il signor Holland mi risulta, per 10 anni non comunica più, non va in giro a portare questa sua scoperta. Però tu hai fatto qualcosa di epocale, Fabio, perché i tuoi suoni sono unici al mondo e noi stessi al 98% a livello molecolare siamo fatti d'acqua, sentendo i tuoi suoni andiamo a riequilibrarci al di là se la nostra mente ci crede o no, perché il suono bypassa la credenza e questo è l'aspetto importante del suono, che è esattamente per tutti, è una panacea per tutti i mali. Tu però hai fatto anche uno studio molto importante, di cui hai scritto un libro bellissimo, che si legge in mezzo pomeriggio, io ve lo consiglio, come attivare la ghiandola pineale. Perché Esatto. questo studio qua, che è quello che hai in mano, che è meraviglioso. Sì, è questo, è questo. Tra l'altro hai scritto anche gli Elohim da invocare ed evocare, perché gli Elohim sono i creatori. Sai, adesso si dice, c'è un po' questo materialismo spirituale a rimanico in cui si dà credito che noi siamo Dio, noi creiamo solo noi la nostra realtà, il materialismo spirituale, no? Quello che Steiner racconta come l'aspetto a rimanico. È vero che noi siamo co-creatori, avendo una Yeshida, come dicono i cabalisti, una scintilla divina, però attenzione ragazzi, se chi è sopra di noi non dà l'ok, creiamo un fico secco, andiamo solo in mano a, in, in bocca a un'emerita scemata. Scusami, ritorniamo nella nostra intervista. Questa ghiandola pineale, questi suoni per la pineale? Beh, devo dire che un soggetto che era molto, molto forte dal punto di vista proprio di attivazione della ghiandola pineale era proprio Gustavo Roll, perché Grande. la cosa che mi ha colpito, infatti questo qui è il tema di Gustavo Roll, lo riporto di qua, ah ecco quest'altro di qua, ecco. Ma perché dunque nei gradi della cosiddetta pineale? E anche qui bisogna rifarsi a un qualcosa di astrologico che però sembra anche un po' quasi fantascienza. Però analizzando qui una ventina di temi di nascita, perché poi ci ho messo anche il tema di nascita dell'Alice Bailey, che è stata un po' Alice la Bailey, fonte certo. della teosofia. Beh, Gustavo Roll aveva dunque nel suo punto qui del meridiano celeste aveva Plutone, Plutone era congiunto al Sole e subito dopo c'era Nettuno, quindi il grado della pineale viaggiava verso Nettuno e quindi è come se lui fosse sempre stato continuamente in contatto tra questo piano qui e un altro piano celeste. Un'altra cosa particolare, che questo ci si rifà all'astrologia cabalista, Gustavo Roll aveva un altro pianeta in prima casa. Dunque, Gustavo Roll è un gemelli ascendente vergine. Nella prima casa c'è la posizione di Marte. Marte rappresenta anche qui il chakra della gola e quindi ha a che fare molto con la chiarudienza. I chiarudienti spesso hanno Marte. C'è anche una cara amica, la Barbara Amadori, che insomma conosco e Ah, sì. che molti anni fa mi ricordo quando stava per iniziare. Ci siamo incontrati qui. Sì, ah, sì, passò qui a Firenze, mi ricordo. E lei disse: "Ma che strada potrei fare?" E io dissi: "Ma dico, con questo Marte in prima casa c'è l'aspetto della chiarudienza", quindi si è ritrovata, può essere un po' una medium naturale, insomma. E quindi Certo. Marte ha molto a che fare. Quindi fa il guerriero Marte, perché chiaramente è un pianeta anche da guerrieri. Quindi il combattente, eccetera, però ha a che fare molto col chakra della gola e quindi se è beneficato, e non maleficato, ma beneficato da aspetti di, spirituali, allora la chiarudienza, la cosiddetta voce interiore, avviene attraverso la simbologia di Marte. Quindi Marte è un pianeta, diciamo, piuttosto importante,
proprio sotto questo profilo. Non tutti lo sanno, ma qui lo posso dire tranquillamente. Quindi è un Ma modo di leggere un po' la carta di centro, un po' diverso dalla solita. Ecco, qui si vede una serie di intervalli musicali. E gli intervalli musicali sono quelli che danno addio all'energia del passaggio della musica da un pianeta a un altro. Quando noi vivifichiamo, e grazie alla possibilità di questi intervalli. Per questo le campane devono essere cantate. Di solito si usa un'ottava e mezzo, quindi sono 8, 6, mi servono 12, 15. Ora infatti uno dirà, ma perché mi sono fissato con il quarzo? Esatto, perché? Diciamo, non è una fissazione, perché purtroppo, mentre la campana di metallo a volte produce anche due note contemporaneamente, la campana di quarzo è un suono bianco, una monofrequenza, quindi vuol dire, che va direttamente sugli emisferi del cervello, i due emisferi. Quindi le sinapsi risentono immediatamente di questo passaggio, se ci sono delle tensioni, delle compressioni dovute anche a un surmenage mentale, perché insomma noi a volte siamo delle radioline con il pensiero. Uno si mette lì, per esempio, ah, domani devo fare questo, devo fare quest'altro. Non siamo abituati a creare questi momenti di vuoto mentale. E il suono bianco invece produce il vuoto mentale, ci aiuta nel vuoto mentale. Infatti, non so, i bambini con certi suoni si addormentano più facilmente. Un Si suono. rilassano, si rilassano, tipo Bach e Vivaldi. Io i miei figli li mettevo sempre nelle lettere Bach e Vivaldi, che è la musica del cielo, la musica degli angeli. Ma ritorniamo un secondo, Fabio, alla pineale. La pineale è un'antenna, cioè noi siamo delle antenne. E la Ah, ecco, pineale un'antenna. è un'antenna. Quindi Tra l'altro ecco perché. è stato stabilito che all'interno ha dei microcristalli di quarzo e quindi risente molto della vibrazione di queste frequenze. E come gli egiziani se ne erano accorti, e viene raffigurata appunto la grande piramide con nel punto della pineale il cosiddetto punto di frequenza, che corrisponde poi alla Camera dei Re. Ho qui un'altra figura, vediamo se ve la posso far vedere istantaneamente. Eccola, era qua. Eccola, eccola. È una figura qua, non so se si vede discretamente. Sì, discretamente si vede. C'è Discretamente la sì. grande piramide con all'interno della Camera dei Re, e c'è la connessione con questa Camera dei Re pineale e il chakra appunto della Aina chakra, il chakra frontale, sarebbe Horus, quella che ci dà energia su un altro piano, la visione anche su un altro piano. Che meraviglia. Ecco perché fanno di tutto, diciamo, gli antipatici per ingessarci la pineale. Perché io so che i vaccini, l'alimentazione, il fluoro, negli acquedotti so che sono addizionati con fluorina, sono tutti elementi che vanno a ingessare la pineale e quindi a creare proprio un involucro al fine che questa non sia ben sintonizzata. Anche il rumore in cui viviamo dà fastidio alla pineale, perché crea proprio una distonia, mentre i suoni armonici, i mantra Avanti, certo, sì. e anche lo stesso silenzio va a far rientrare noi nella camera segreta del nostro cuore, come diceva Gesù, e quindi ritrovavamo la verità, ritroviamo la verità, la connessione. Quindi anche attraverso i tuoi suoni noi possiamo riattivare la pineale, quindi rimanere connessi con l'universo
avere queste intuizioni e trascendere bellezza, verità e giustizia, come dicono chissà più di noi. Senti, Fabio, per chi volesse, allora io oggi mi fermerei qua perché abbiamo dato dei cenni molto importanti di astronomia, astrologia, quindi tu riesci a creare questo tema Natale unico al mondo. Ripeto, secondo me tu sei un genio, vieni da quella terra rinascimentale che ha cambiato il mondo per bellezza. E io oggi mi fermerei qua perché come le cose belle vanno dette a piccole dosi, vanno poi ricepite, poi eventualmente ritorneremo, rifaremo degli approfondimenti. Tu comunque sei l'unico al mondo che fa il tema Natale con le stelle fisse. E hai visto quanto queste possono essere importanti nella vita di ognuno di noi, più che altro capire i propri talenti e i propri limiti. Inoltre, i tuoi suoni, il lavoro che stai facendo con i suoni, sei unico al mondo anche in questo. E per chi ti volesse contattare, allora, prima di tutto per chi vuole leggere i tuoi libri, e secondo per chi volesse contattarti sia per il tema Natale o per avere questi suoni, come si fa? Beh sì, può chiamarmi su un numero, non rispondo sempre a questo numero che è il 393 8080 278, oppure per mail Fabio Borghin, senza la finale, fabioborghin, chiocciolagmail.com. Forse a volte per mail è più facile che posso leggere più in sequenza, perché qualche volta mi capita che questo 393 squilla sempre, non riesco a rispondere, mi succede spesso. Beh, vedi tu, hai risvegliato quattro persone dal coma. Cioè, io non conosco nessuno che con dei suoni è riuscito a risvegliare. Sarà una coincidenza, eh? Sarà una coincidenza. Poi hai fatto anche altri, stai curando anche altre persone, quindi con questi suoni, con dei risultati, incredibili secondo le logiche della scienza ordinaria. Invece queste conoscenze, che l'ho detto prima, probabilmente arrivano da Atlantide, loro curavano con il suono. Noi siamo in questo Kali Yuga, come dicono chi studia i Veda, che il suono è l'unico mezzo per purificarsi, guarirsi e andare in connessione. Mentre i libri che noi consigliamo quali sono? Sicuramente attivare la ghiandola pineale e l'altro molto bello. E l'altro sì, questo qua, appunto, suoni e accordi dal cielo, ce l'aveva già lui. Suoni e accordi dal cielo, una musicoterapia astrologica. E all'interno c'è anche tutta una piccola parte cabalistica su tra l'albero sefirotico, i chakra e queste sequenze. In principio era il verbo, il verbo e il suono coincidono, quindi in principio era il verbo era presso Dio, era presso il Logos. E quindi tutto è stato generato dal suono. La cosa curiosa è che appunto si legge nello Zohar, che è uno dei libri cabalistici abbastanza importanti, si legge appunto questa cosa, che le lettere ebraiche, possiamo aggiungere però anche le lettere in sanscrito, che sono i due alfabeti sacri, hanno delle combinazioni fra di loro che si possono leggere in un modo e anche in un altro modo, cioè che vuol dire che le vocali non ci sono realmente, ma si abbinano, e queste lettere esistevano ancora prima che esistesse l'uomo, erano lì che aspettavano di manifestarsi come vibrazione, e quindi quando la vibrazione si è manifestata si è generata tutta la parte materiale e spirituale. E questa cosa mi ha sempre un po' colpito, dicevo, come esistevano prima le lettere ancora che esistesse l'uomo. Sembra un po' un controsenso, ma purtroppo noi, come dire, abbiamo a volte una limitata capacità di stare connessi su altri piani, ecco. Non è tutto quello che vediamo, insomma, la realtà. Basta pensare che in Armstrong, il mondo della vibrazione, dal piano fisico, noi vediamo solo un pezzettino di un'infinità lunghissima di vibrazioni e frequenze che esistono, e quindi l'universo è multiverso e noi siamo all'interno di un solo universo, quando li possiamo compenetrare tutti, li possiamo compenetrare tutti.
in base alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza. Se tu vai, ricordiamo, non so, San Francesco, lui era in questo mondo, ma non era di questo mondo. La sua consapevolezza era altrove, quindi lui quando vedeva, che ne so, ad esempio un albero, probabilmente vedeva la luce e il suono che quell'albero emetteva, cioè vedeva il riflesso divino di ciò che si esprime in materia, perché la sua coscienza, la sua consapevolezza era in un altro luogo, che era nel piano spirituale, non in quello materiale. Però oggi noi viviamo un momento pericolosissimo di questo materialismo spirituale. Se vedete le opere di Steiner e il suo concetto che Arimane mette proprio le radici in questo periodo, si manifesta in questo periodo palese, in uno o più corpi, questo principio arimanico, che è contro il principio cristico, quello solare, parte proprio dal fatto di far credere che noi siamo Dio, che tutto deve essere a nostro godimento, il contrario di quello che si intende in un mondo spirituale, cioè che esiste una via dell'oro, che il bene deve essere fatta per il centro, non Esatto. per sé. Perché vedete cosa ci sta portando questo egoismo e questo concetto arimanico alle guerre? Quindi è proprio stupido, il male banale, come diceva Dostoevskij. Va bene, Purtroppo io. la guerra non è Eh una sì. soluzione, anzi, più che No, soluzione, distruzione. è distruzione, ma si parte dal paradigma in cui si sta vivendo. Il paradigma che noi stiamo vivendo è folle. Io quando ho aperto il tuo libro, Come riattivare la ghiandola pineale, ho visto la tua evocazione o invocazione agli Elohim, ho detto finalmente qualcuno che sa come funzionano le cose. Cioè, non ci si può sostituire a Dio. Noi siamo una sua parte infinitesimale, ma non siamo Dio. Attenzione, attenzione ai venghino, signori venghino. Senti Fabio, fammi dire che io ti ho rapito per il mio progetto. Chi volesse invece sentire i suoni degli ulivi che abbiamo registrato o avere l'olio pranato anche con i suoni di Fabio, mi contatti al 340 34 73 716. I suoni sono totalmente gratuiti, mentre per quanto riguarda i prodotti pranati si fa un discorso diverso. Fabio, lasciaci con l'ultimo epilogo. Come vedi, cosa dice il cielo per questi tempi? Ci siamo lasciati ieri una eclissi funesta. Ah, è un cielo molto trasformativo, ecco, dobbiamo dire, è come se fossimo vicini a un passaggio energetico e dimensionale molto potente. Quindi, nei momenti che si verificano questi eventi, invito sempre molto le persone a meditare, quindi a creare una forma pensiero armonica per come dire, riequilibrare queste energie di questi campi che sono attraversamento di portali importanti. Per cui se noi ne prendiamo coscienza, possiamo riuscire anche a modificare l'energia e a produrre un'energia che diventi positiva. Perché si ritorna sempre al cosiddetta concezione di un accordo. Un accordo con una sola nota non produce niente di base di per sé. Se noi però l'accordiamo, infatti l'accordo vuol dire creare un'intesa, quindi mettiamo le altre tre note, quindi la prima, la terza e la quinta, questo accordo può diventare molto riarmonizzante per tutto il nostro pianeta e per tutti i suoi abitanti, ecco. E quindi che ognuno faccia la sua preghiera, la sua meditazione, la sua invocazione. Metto sempre, diciamo, delle piccole invocazioni da fare durante questi cicli, ecco. Ma la cosa curiosa è che se ne sono accorti persino i tibetani, che quando loro, insomma, in Tibet hanno avuto spesso anche dei terremoti molto forti, e quindi creare una vibrazione che controbattesse certe frequenze che in quel momento sono dissonanti. E sono convinto che possiamo sempre farlo, ecco. Beh, Quindi buon sì, è la legge di Maharishi, la legge di sì. Maharishi. Lui era anche professore di fisica quantistica in America, oltre a essere un guru, è conosciuto per essere il guru dei Beatles, però aveva stabilito questa equazione che metteva un tot di numero di persone a meditare e vedeva il famoso esperimento di Los Angeles, dove un tot di meditatori aveva fatto diminuire la criminalità
di una percentuale molto importante. Quindi bastano poche persone a questo punto per, cosa siamo? Quasi 8 miliardi nel pianeta. Non è necessario un grandissimo numero di meditatori, ma una piccola parte, se tutti noi meditassimo o pregassimo con pensieri positivi, possiamo cambiare l'energia. Fabio, l'ultima domanda, ma i nostri pensieri sono suoni? I Possono nostri essere pensieri tradotti in suoni? sono frequenze, che sono frequenze. I E nostri se io pensieri sono faccio frequenze. un pensiero negativo, il mio suono totale come persona cambia? Vibro basso? Beh, può danneggiare anche te stesso come frequenza, ecco. Sì. Beh, si può creare delle dissonanze, insomma. Poi, insomma, va visto tutto nel particolare. Sicuramente, insomma, avere dei pensieri che sono. Cioè, basta pensare se uno ha molta rabbia, la rabbia poi ricade addosso a se stesso, insomma. Anche la rabbia è una frequenza che va a colpire l'individuo che ce l'ha, insomma. Per questo il concetto anche del perdono è un concetto di donarsi delle cose a se stessi. Quindi perdono, dare a se stessi fare a se stessi un dono. Non è che lo facciamo a nessun altro, lo facciamo a noi stessi. Perché se io sono ossessionato da un pensiero fisso, perché mi è successo questo, mi è successo quell'altro, insomma, sono io stesso che mi sto disturbando, insomma. Questa è la concezione. Infatti il pensiero cristico, come dire, porgi l'altra guancia, è come dire, porgi un'altra vibrazione a te stessa per ottenere la tua stessa guarigione, ecco. Perché i pensieri possono bloccare, io so che nei chakra, nei nostri famosi sette chakra, l'energia deve essere fluida, deve passare. Nel momento in cui la malattia è un intoppo di energia nel nostro organismo, però è generato questo dalla mia mente, nel senso che io sostengo che le Molte malattie tutte. malattie sono psicosomatiche, quindi Esatto, tutte le molte malattie sono psicosomatiche, vedi Hammer Style, no? Tutta la medicina ameriana o l'antica medicina cinese. Quindi il fatto del continuare a pensare, porta a una malattia? Ah, beh, se diventare ossessivi di sicuro. Purtroppo ho avuto diversi anni fa una suocera che ha avuto un pensiero sempre fisso, che ha avuto un grave dolore e poi si è ammalata praticamente. Perché questo pensiero fisso ossessivo porta a una forma di autodistruttività. Infatti, per questo bisogna imparare anche a meditare, quindi meditare e creare quello stato di vuoto mentale che permette poi una connessione inconscia della pineale con il resto dell'universo. L'universo emette sempre le sue frequenze benefiche, siamo noi che dobbiamo in qualche maniera anche catturarle e riportarle qui sopra. Ecco perché è importante riattivare la ghiandola pineale, molto molto importante. Va bene, grazie, grazie, grazie Fabio Borghini, sei una meraviglia. Grazie, evidentemente non ti hanno preso da lassù perché ci sono delle persone che servono in questo momento, anche solo con la loro presenza. Ieri parlavo nell'ashram dell'amica Krishnakanta Devidasi qua vicino. E lei mi ricordava che secondo il loro lignaggio ci sono due tipi di persone che camminano sul pianeta Terra, quelli che devono smazzarsi e fare tutto il percorso evolutivo e quelli invece che sono mandati dal divino, come se fossero degli agenti. Mi è piaciuta tantissimo questa espressione dal divino, che solo con la loro presenza armonizzano le frequenze. Questa cosa è bellissima, eh? Solo con la Ah, loro beh. presenza. Molto bella, sì, mi piace. Anche a me, mi è piaciuta tantissimo la frase, sono agenti del divino, in missione, hanno già realizzato loro solo come sono, basta, aiutano come i purificatori d'ambiente, capisci? Va bene, allora Fabio ti rinvito a ritornare qua a Focus 3.0 perché avremo Faccio vedere tantissime... l'energia delle Pleiadi, non so se si vedono. Sì, si vede, che belle. Io sono una foto grande delle Pleiadi. Al centro, diciamo, c'è Alcione, la stella principale dove il nostro Sole
ruota attorno alle Pleiadi, ci mette ben 20, 25.000 anni per fare un giro intorno, che è lo stesso tempo in cui abbiamo le nostre ere di trasformazione spirituale. E tutta la conoscenza come frequenza, o pardon, tutta la conoscenza come vibrazione e frequenza viene dalle Pleiadi. Infatti le Pleiadi sono citate sia nella Bibbia che nelle scritture vediche. E i sette sapienti, insieme alle sette stelle del carro, trasmettono questa energia di trasformazione dell'uomo, se vogliamo, sì, principalmente dell'uomo. Quindi da uomo ignorante spiritualmente a un uomo progredito spiritualmente. Bene, cioè, grazie. Dopo 250 anni Plutone guarda Sì. le Pleiadi in maniera esatta a 120 gradi. Quest'anno, eh? Quest'anno. Ma si sente questo grande cambiamento nell'aria, per questo è importante che noi siamo dei portatori di giustizia, verità e bellezza. Assolutamente dobbiamo trascendere la bellezza del cielo. Mai come in questo momento, mai come in questo momento. Grazie, grazie Grazie. Fabio Borghini per ciò che sei e per la frequenza che tu emani e la bellezza. Contattate Fabio, leggete i suoi libri perché è meraviglioso, è un dono dal cielo. Grazie ad Enrico Ballantini e alla sua infinita pazienza per i miei pasticci a livello tecnico di appuntamenti, ma ognuno ha i suoi talenti e i suoi difetti. E ci rivediamo a prestissimo a Focus 3.0. Grazie, grazie, grazie. Buona armonia e buonanotte. Ciao, ciao. Ciao.